all'ascolto, buonasera, siete collegati in diretta con lo stadio Meazza di Milano San Siro, dove sta per avere inizio l'incontro internazionale di calcio tra Inter e Real Madrid, valido quale gara d'andata per la semifinale di Coppa UEFA. Ma occupiamoci di questa semifinale. Brady in possesso di palla per l'Inter, ecco che gira su Mandorlini. Mandorlini al centro, ancora Brady che d'esterno tocca per Cucchi, e il giovane figlio d'arte che Castagnier manda in campo fin dall'inizio, mentre Pasinato ora in possesso di palla va in sovrapposizione. Bergomi, palla buona, ecco il traversone al centro e c'è un tocco all'indietro di Camacho, il capitano del Real Madrid, che determina il primo angolo a favore dell'Inter. Avvio di gran carriera degli interisti, buona soprattutto la sovrapposizione di Bergomi che è andato al traversone sul suggerimento di Pasinato, mentre ora Liam Brady che batte dalla bandierina toccando su Sabato. Ancora Brady effettua una finta prima di effettuare il cross messo fuori da Salguero. Ha giocato a lungo in Spagna con il Saragozza, è arrivato quest'anno al Real Madrid, ed ecco Karl-Heinz Rummenigge in possesso di palla, fermato, ma il pallone viene controllato da Altobelli, ancora Rummenigge, combinazione fra i due, a terra Rummenigge, calcio di punizione, fallo di Camacho. Brady, il suo tiro che termina di pochissimo fuori, radente, avete visto Miguel Angel che si è tuffato. Buona combinazione sulla battuta della punizione del limite tra Brady e Sabato, rivediamo. Ecco la conclusione, vedete che il pallone termina non lontano, mezzo metro circa, sulla sinistra della porta difesa da Miguel Angel. Il lancio di Sabato per un alto Belli, tutto spostato a sinistra, su di lui Sanchez in marcatura a uomo. Tocco all'indietro a favore di Mandorlini, ecco il traversone di Mandorlini, colpo di testa da parte di Rummenigge, disturbato da Camacho, si inzuccano i due, vedete a terra il tedesco e il capitano del Real Madrid sul traversone proveniente da destra ed effettuato da sinistra, effettuato da Mandorlini. Si sono scontrati in duello aereo senza cattiveria i due giocatori, ecco la palla, vedete che spiove, va allo stacco Rummenigge, salta contemporaneamente a lui Camacho, colpisce il tedesco, poi i due si inzuccano. È lo stesso giocatore irlandese che si appresta a battere mentre è affollatissima l'area del Real, ecco la palla che spiove, colpo di testa ravvicinato di Altobelli e miracoloso intervento in calcio d'angolo di Miguel Angel, occasione gol dell'Inter. Disattenta, rivediamo, disattenta la difesa, vedete che lascia libero Altobelli, il quale da due passi colpisce indirizzando proprio però nei pressi del portiere Miguel Angel, che di istinto mette in angolo. Azione nuovamente in diretta con palla che si innalza sul traversone, lancio di Isidro per Valdano, da Valdano a Butragueño. Gallego, fuori gioco di Butragueño, ma combinazione molto bella da parte del Real Madrid con questo Butragueño che dimostra indubbiamente buone qualità. Si gioca da 16 minuti a San Siro, il risultato è fermo sullo 0-0 tra Inter e Real Madrid. Ecco Marini, Cucchi, triangolo molto bello con Altobelli, ancora verso Cucchi, forse troppo profondo il pallone anche per lo scatto di Cendo che va a chiudere la strada all'interista, sottolineato comunque dagli applausi, il doppio scambio molto ben riuscito tra Cucchi e Altobelli. Brady, Bergomi, Mandorlini, ancora verso Altobelli, sempre marcato da Sanchez, entra in possesso di palla Spillo, buon lavoro, serie di finte, poi scaraventa in mezzo e da due passi Sabato non riesce a beffare Miguel Angel. Poi ecco che rivediamo, vedete Altobelli che cerca e trova lo spazio per il traversone, Sabato che tocca Miguel Angel col corpo,
E poi c'è ancora un contrasto tra Sabato e il portiere Miguel Angel, l'arbitro comandato la punizione per il Real. Inter comunque ancora vicina al gol. Bergomi, Marini, non si chiude il triangolo, sulla ribattuta è pronto Pasinato, tocco ancora per Marini, ecco Marini che dà Rummenigge ha il problema di girarsi, a terra Rummenigge, calcio di punizione dal limite proprio sulla riga, forse un pochino al di fuori della stessa. Rummenigge è stato messo a terra e ora l'Inter fruisce di questo calcio di punizione da posizione vantaggiosa. Ecco che vediamo, vedete, Rummenigge controllato da Camacho, entra all'interno dell'area, esce e il fallo è di Salghero, ma fuori dall'area probabilmente. Fallo dunque non di Camacho ma di Salghero, del libero su Rummenigge, e posizione vantaggiosa per questo calcio di punizione. Sono Bredi, Marini e Altobelli nei pressi del pallone, poi si allontanano i secondi due, batte Bredi, tiro sulla barriera, poi va alla conclusione Pasinato, ancora Pasinato, e c'è in effetti posizione irregolare di Sabato e di un altro interista, Miguel Angel. Bello l'anticipo di Baresi, il colpo di testa di Camacho, l'arresto di Isidro, poi Sabato che ruba palla, la dà a Bredi, ecco il traversone di Bredi, la palla è per Altobelli che la mette a terra, calcio di rigore, travolto Altobelli da Sanchif e calcio di rigore decretato da Wörer, 25esimo del primo tempo, grossa opportunità, ecco che rivediamo il traversone di Bredi, vedete che Altobelli mette a terra di petto e viene letteralmente travolto da Sanchez. L'arbitro bene appostato decreta un calcio di rigore che mi sembra di poter definire giusto, anche perché Altobelli stava effettivamente puntando dritto verso la porta, vedete spillo Altobelli, e vedete Liam Bredi che è l'incaricato dell'esecuzione. Raccomandazioni di Wörer a Miguel Angel, parte Bredi, gol! Inter in vantaggio, 25esimo del primo tempo, Inter 1, Real Madrid 0, Liam Bredi sul calcio di rigore, concesso dall'arbitro Wörer per atterramento di Altobelli. Rivediamo, vedete il sinistro preciso che non lascia scampo a Miguel Angel, pallone da una parte e portiere dall'altra, Liam Bredi. 30 minuti di gioco nel corso del primo tempo, Inter 1, Real 0, rete di Bredi su calcio di rigore. Pasinato, un po' in surplus, prova poi l'appoggio di Baresi, ancora Pasinato, dribbling riuscito, converge Pasinato, va al tiro sul fondo. Sulla fascia sinistra c'è l'intervento di Sabato, ora Bredi. Cucchi, Mandorlini, Altobelli, bravissimo di prima, su Cucchi, bello ancora il suggerimento per Mandorlini, Altobelli, Cucchi di prima per Altobelli, Altobelli, tiro, para ancora Miguel Angel, splendida azione dell'Inter, con Cucchi in grandissima evidenza, con alcuni passaggi di prima davvero strepitosi. Lunga azione intanto di Bredi che da Rummenigge ad Altobelli, da Altobelli largo su Baresi, ecco il cross di quest'ultimo, c'è il colpo di testa di Camacho, la palla è per Bredi che si sistema trovando coordinazione e battendo coraggiosamente di prima sul fondo, applausi. Cucchi, Altobelli, Altobelli salta Sanchez, poi Cucchi si fa fermare, Lozano. Buono intervento di Bergomi, palla ancora per Bergomi da Pasinato, va al cross Bergomi e c'è la sforbiciata volante di Rummenigge che fortuitamente colpisce il corpo di un avversario. Pallone quindi in angolo per il quinto tiro della bandierina a favore dell'Inter. 42 minuti nel corso del primo tempo, Inter 1, Real 0, palla riconquistata dall'Inter con Cucchi, da Cucchi a Sabato, da Sabato a Bredi, da Bredi a Mandorlini.
si propone ancora Bredi, ecco che riceve il passaggio, è libero Sabato al centro. Lungo lancio di Marini a cercare Altobelli, c'è un errore di Sanchez che poi è costretto a un fallo marchiano su Altobelli, errore di Sanchez, Altobelli che filava verso la porta, cartellino giallo per Sanchez. Prima ammonizione della partita. Protesta Camacho, ecco che rivediamo, vedete l'errore di Sanchez che salta goffamente di testa senza toccare il pallone, poi si attorciglia letteralmente su Altobelli scaraventandolo a terra. Linearità di gioco notevolissima, palla per Rumenig che non riesce a girarsi, eccolo Cucchi, prova il destro ed è Miguel Angel che recupera all'ultimo momento la posizione, palla forse deviata, Cucchi abbattuto da fuori chiamando Miguel Angel a un non facile intervento. Siamo oltre un minuto al di là del 45esimo di gioco nel corso del primo tempo, c'è intervento falloso di Vasquez su Bredi. Cucchi, sbagliato stavolta il lancio ma Bredi ruba il pallone, consulta il cronometro l'arbitro e in questo istante fischia la fine del primo tempo. Parte ora la seconda frazione di gioco. Vi rammento che è gara d'andata di Coppa e quindi il risultato di San Siro andrà combinato con quello di ritorno a Madrid. Rummenigge, ecco Rummenigge, attenzione al fuorigioco, palla buona per Altobelli, Altobelli che entra in area, tiro fuori, esterno della rete, buona combinazione Altobelli-Rummenigge. Con Tedesco che ha offerto un buon pallone a Spillo il quale è penetrato in area, ecco che rivediamo l'azione, vedete sul filo del fuori gioco Altobelli entra in area di rigore e sulla correre di Salghiero batte sull'esterno della rete. L'Inter è stata molto sulle sue in questo avvio di ripresa, il risultato è di 1-0 a favore dei nerazzurri che però non hanno affondato in questa ripresa, dove si faccia eccezione per il contropiede architettato da Rummenigge e Altobelli e combinato con un tiro sull'esterno della rete del centravanti, attenzione, pericolo, c'è il colpo di testa di Isidro sul fondo. Bredi parte da molto lontano, Cucchi, buona azione di Cucchi che dà Sabato, ancora Cucchi di prima, bene su Rummenigge il quale tocca per Altobelli, 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 tiro e gol, raddoppio di Altobelli, ottima azione ancora dell'Inter e Spillo Altobelli mette dentro il pallone del 2-0 al 12esimo della ripresa e nell'azione ancora lo zampino di Cucchi e vedete Altobelli, qui siamo nella fase finale dell'azione stessa, il controllo di Altobelli che mantiene calma e riflesso e gela Miguel Angel sull'accenno di uscita del portiere madridista, rivediamo ancora, vedete l'arresto di destro e poi ruba il tempo letteralmente al portiere ritardando l'esecuzione di un attimo Altobelli. 2-0 per l'Inter al 12esimo del secondo tempo, molto bella questa seconda segnatura, Cucchi poi Rummenigge quindi Altobelli, Pasinato, Rummenigge, Rummenigge protegge bene il pallone, va via, resiste a una carica, Pasinato è libero sulla destra ma viene sgambettato Salghiero, da Salghiero Rummenigge. Bredi, Sabato prova, palla insidiosa anche se centrale, rimbalza davanti a Miguel Angel che la blocca, intanto chiede la sostituzione il Real, esce con il numero 2 Cendo, entra in campo con il numero 12 al suo posto San José, tutto questo al 20esimo del secondo tempo, San José è un centrocampista.
Marini, Pasinato. È Pasinato che si apre il varco sulla destra, poi vedo il traversone, c'è il colpo di testa di Sanchez, poi San José. Altobelli, e forse c'è fallo, l'arbitro ha un attimo di esitazione e non ha il coraggio di concedere un secondo rigore, forse c'era qualche azione poco chiara ai danni di Altobelli all'interno dell'area. Vedete inquadrato Altobelli, vediamo, vedete Altobelli che rientra in possesso di palla, su di lui Sanchez, e stavolta Sanchez arriva forse a cercare il pallone, ma sicuramente davanti al pallone c'erano le gambe di Altobelli. Comunque l'arbitro ha fatto proseguire. Brady, Cucchi, suggerimento bello per Rummenigge, da Miguel Angel a deviare splendidamente in angolo, ottima azione ancora dell'Inter, bravissimo Cucchi, bravo anche Rummenigge, Miguel Angel in angolo. Rivediamo, vedete il tiro del tedesco, si distende Miguel Angel e tocca un calcio d'angolo. Cucchi da Brady, da questi a Marini, Mandorlini, molto bella l'apertura di Marini. Mandorlini ha una larga fetta di campo a sua disposizione, Sanchez lascia Altobelli per andare a chiudere, colpo di tacco, palla per Mandorlini, Mandorlini in mezzo, ma Miguel Angel si accartoccia e blocca. Siamo al 38esimo del secondo tempo, l'Inter conduce per 2-0 nei confronti del Real. Batte Juanito d'esterno destro, pericolosamente va in volo Valdano, ma non raccoglie il pallone, pallone ora di Isidro, la butta in area, saltano in parecchi, fischia l'arbitro ed è la fine, ed è la fine. Wührer manda le due squadre negli spogliatoi, l'Inter si aggiudica per 2-0 la gara d'andata di semifinale di Coppa UEFA qui al Meazza di Milano nei confronti del Real Madrid. Vi ricordo i marcatori: Brady su rigore al 25esimo del primo tempo, raddoppio di Altobelli al 12esimo della ripresa, 2-0 l'Inter ce l'ha fatta, auguri alla Juve nei confronti del Bordeaux. Grazie per l'attenzione, voi tutti buon proseguimento di serata.